Signor Presidente della Camera dei Deputati, signor Ambasciatore di Germania in Italia, Viktor Elbling, autorità militari, civili e religiose, benvenuti alla cerimonia di commemorazione delle vittime dell'epidemia di coronavirus. Abbiamo un vuoto di 12 metri per 12 e al centro ci sarà il blocco di marmo. All'interno del marmo ci sono delle vene che io ho messo a rilievo e quindi ho evidenziato il sistema venoso che c'è all'interno del materiale marmo che si ritrova poi nel bosco di betulle che lo circondano. Si chiama Indistinti confini, l'opera di Giuseppe Penone per la città di Bergamo e la memoria dei suoi morti di Covid. Un'opera monumento o documento, come diceva lo storico Jacques Le Goff. Chiunque passerà di qui deve sentire scorrere la vita, nel marmo, nelle piante, negli esseri umani. La pietra è viva, perché anch'essa è in continua trasformazione. Le ossa di creature marine preistoriche, depositate sui fondali dell'oceano, in migliaia di anni diventano marmo, bianco, lucente. È il marmo che Giuseppe Penone ha scelto per Bergamo. L'opera di Bergamo non vuole essere un'opera simbolica, tutt'altro, vuole essere solo un'opera di riflessione sulla realtà che ci circonda, dove c'è la vita, c'è la morte, c'è la trasformazione e c'è l'appartenenza ad un unico corpo. Un'opera che nasce dall'idea della fluidità dei materiali e di come non ci sia un materiale in fondo solido e un materiale fluido, ma ci sia una compenetrazione continua. Sullo sfondo del Parco della Trucca, a fianco a quello che diventerà il Bosco della Memoria, c'è l'ospedale Giovanni XXIII, il luogo dei giorni della sofferenza e del lutto. È stata la Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti, nata nel 2013 per supportare progetti di valorizzazione culturale, a donare la scultura di Penone alla città di Bergamo. Il sindaco aveva piacere, invece di opere d'arte, mettere alberi. Io ho visto la cerimonia dell'anno scorso, quando hanno piantato il primo albero, ho visto tutta la storia del Bosco della Memoria e io vorrei partecipare anch'io. Ma in che modo? E ho pensato a Penone, perché Penone lavora con gli alberi. Quest'opera mi sembra che possa diventare il simbolo della memoria e della rinascita.